Caro Carlo, sono Matteo dei Cazzo, KUTSO, e ti pongo delle domande. Innanzitutto, presentati. Ciao a tutti, io sono Carletto, il cantante dei Gemboy, quello che normalmente scrive i testi delle canzoni, quindi se vi state chiedendo chi è la mente malata, eccomi qui, questa è la faccia da serial killer, se volete. Da dove viene il nome della band e com'è nata? Allora, il nome della band è un po' un segreto di Pulcinella, anche se alcuni pensatori sostengono che non sia altro che un acronimo di godete e masturbatevi bolognesi, yes. E un'altra corrente di pensiero invece dice che sia Goldrake e Mazinga bastonano Orso Yogi. In realtà la risposta è molto più semplice, però non ve la dico perché è una domanda che ci fanno in troppi e mi ha rotto veramente le palle, grazie. Naturalmente, come tutte le cose più belle, dal caos, dal caso. E due amici si incontrano, decidono di prendere in giro i propri amici e da lì poi si comincia ad allargare i propri orizzonti, non sono più amici, sono persone attorno a te più lontane, poi sempre più lontane, alla fine si generalizza ed è così che poi sono nate le canzoni dei Gemboy. Avete iniziato come band underground e siete cresciuti quasi per forza con la spinta dei fans. Caso molto raro. La ricetta? La ricetta è un po' come l'ingrediente segreto della Coca-Cola, non ve lo posso dire. No, cagata. Non, ma a saperlo. Probabilmente l'inconsapevolezza. Quando fai le cose perché hai un punto di arrivo, dici faccio sta cosa perché avrà successo, è la volta che non lo fai mai. Quindi qui facevamo le cose per noi, scherzavamo, giocavamo e ci siamo accorti che la cosa piaceva. Finendo i nostri brani su internet, senza accorgercene, le canzoni dei Gemboy erano conosciute da tutti e noi andavamo a concerti. Questo è un pezzo che adesso è tutti, le conoscevano già le parole. Magia di internet. Come vi definireste? Allora, dura, molto dura, perché arrivando dopo schianto, seglio, squallor. È chiaro che ti incasellano nel demenziale. Vedete un po' voi, un gruppo ironico che tende a far divertire, conosciuto specialmente per le cover rifatte che vengono definiti centoni. Però ovviamente chi sa che abbiamo anche 5 album inediti. L'accusa che più spesso ti viene rivolta? Copioni, non fate ridere, volgari. Ah, ma no, non è un'accusa. Molto spesso chi esce con me è convinto di trovare un istrione, uno, dai, che ci divertiamo! E invece sono molto tranquillo, o che uno potrebbe tranquillamente definire lesso. Ma la cosa non mi disturba. L'accusa che più spesso rivolgi? Miracolato. È una cosa che ultimamente frequentando VIP o comunque persone che fanno il mio stesso mestiere, insomma, lavorano nello spettacolo, mi accorgo veramente che per il mio gusto, per la mia sensibilità, non hanno talento o requisiti tali per essere dove sono. Però per qualche motivo ci sono e la gente li stima. Quindi la parola che mi viene più spesso da dire anche guardando la TV o vado al cinema, dico: ma come cazzo fa a essere quello lì, essere arrivato lì, guadagnare così tanto? C'è invidia sotto? Può essere, un po' e un po', però molto spesso capita che non è per merito che certa gente arriva così in alto. Detto questo, abbiamo Chi vorresti insultare e come? meglio non farlo, non ce n'è motivo. La pernacchia ha ancora valenza d'insulto? Secondo me no, lo puoi fare veramente con lo spirito di patate al tuo amico. Ambrogio? Sì? Basta, finito lì. Fuori non ha nessun valore. È un po' come la buccia di banana, basta.
L'insulto più bello che hai sentito. Sei falso come la tua borsetta di Louis Vuitton. Sei sorpreso del vostro successo? Sì, anche se mi fa ridere la parola successo perché non lo reputo tale. È chiaro che siamo più conosciuti di altri, però per me il successo è ben altro. Siamo abbastanza conosciuti, però il successo è ancora lontano e chissà se mai. La vostra può essere ritenuta più che semplice parodia? No, rifai. La vostra può essere ritenuta più che semplice parodia? Ossia, suonate solo per divertirvi o avete un messaggio? E quale? Sì, può essere ritenuta una semplice parodia. Il messaggio, se c'è, è molto frivolo. Non tendiamo a fare politica o a dare grandi messaggi, forse perché non abbiamo la credibilità per farlo. Ogni tanto così.